Ciao a tutti, oggi vi mostrerò delle pizzette veloci alla Nutella fatte nella padella. Per prima cosa vi elenco gli ingredienti che saranno 6 cucchiai di farina 00, un uovo, un pizzico di sale, un pizzico di aroma limone, essenza aroma limone, 8 cucchiai di latte. Io uso la galamella, voi potrete usare la Nutella normale, e mezza bustina di lievito per dolci. Per prima cosa dovrete fare? Prendete gli 8 cucchiai di latte e li metterete qui dentro. Due. Inserite anche l'uovo, tutto l'uovo. E sbattete il composto. Così. E mettete da parte. In una terrina mettete i seguenti ingredienti. I 6 cucchiai di farina, quattro, cinque e sei. Poi metterete 4 cucchiai di zucchero che io ho dimenticato di elencare. Uno, due, tre e quattro. Il pizzico di sale. E il lievito, la mezza bustina di lievito. Mescolate il composto. Inserite anche il pizzico di essenza di limone nei liquidi. Quindi inserite i liquidi nel composto di farina e zucchero e mescolate piano piano con un cucchiaio di legno. Alla fine ho messo 12 cucchiai di farina perché il composto risultava molto molliccio. Quindi cosa farete? Prendete il vostro composto e lo trasferite in un piano da lavoro. Così. Impastate per bene. Ed ecco il composto come si presenterà, bello morbido. Adesso cosa farete? Spolverizzate da entrambi i lati, così. Quindi stendete la vostra pasta fino allo spessore di mezzo centimetro. Quindi confezionate dei dischetti, come farò io. Così, fate così con tutta la vostra pasta. Quindi cosa farete? Oleate adesso una padella e spennellate con un pennello tutta la superficie. Accendete il fuoco a temperatura media. Per non rischiare che poi si bruci il tutto. Quindi adagiate le vostre focaccine nella padella e farete cuocere 3 minuti per lato con il coperchio. Appena le avete rigirate, spalmate di Nutella la superficie e quando l'avrete spalmata chiudete il coperchio per altri 3 minuti. Ed eccoli qui. Spolverizzate la superficie se vi fa piacere, se vi piace, con granella di nocciola. Così.
Adesso vi faccio vedere la consistenza all'interno di una focaccina, anzi di una pizzetta alla Nutella. Eccola qui. Non sono per niente crude e ve l'ho detto, facile e veloce da realizzare. Li potrete fare per la colazione o la merenda dei vostri bambini, perché in poco tempo saranno pronti e non dovrete accendere il forno. Spero che questa video ricetta vi sia piaciuta, io vi lascio alla prossima. Ciao ciao, un bacio!